cari fratelli e sorelle tanto amati dal Signore che vi accoglie nel suo cuore. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, siano lodati i sacri cuori di Gesù, di Maria Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Il bambino cresceva e si fortificava. Il bambino Gesù, benedetto da Simeone e poi da Anna nel Tempio a Gerusalemme, è uomo come tutti e come loro cresce e matura come uomo. In lui crescono quella grazia e quella sapienza che in noi trovano il freno o l'ostacolo del peccato e del mondo che ci coinvolge. O Signore Gesù Cristo, noi desideriamo accoglierti e farti crescere sempre di più in noi, in modo che tu possa vivere pienamente in noi. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle, benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano, il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari, i vivi defunti, la macchina, il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi e imprima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti sono restituite le forze dell'anima e del corpo. Si è risanato ogni infermità spirituale e corporale. E arricchita e abbellita di ogni bene e virtù, sia la tua anima. E per intercessione, beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente il Padre, e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita. Meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, nell'ostia è santa, il mio cuore batte come batteva sulla terra e come in cielo. Uno solo è il cuore di Cristo. Credi nella mia presenza là davanti a te. Consolami avvicinando il tuo cuore al mio. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà siate sempre. Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi. E grazie di esistere, perché sei un dono di Dio.